Non c'è dubbio. C'è del cinghiale qui intorno. Asterix, è tuo! A te, Obelix! Fix, senti questo odore? Sembra cinghiale. Vada retro! Non c'è dubbio, c'è del cinghiale qui intorno. Fix, senti questo odore? Sembra cinghiale. The
Grande Fix, senti questo odore? Sembra cinghiale. Quando raggiungerete le coste occidentali di Ibernia, proseguite verso nord, seguendo la costellazione del Cigno. Grazie per le tue preziose indicazioni, Panoramix. Riassumiamo. Un permesso di navigazione valido, una barca, la rotta marittima per Thule e due passeggeri. Uno grosso, uno piccolo e un bagaglio a mano. Uno grosso? Questo mercante ha problemi di vista, Asterix. Non so se è sicuro viaggiare con lui. Ma no, non sei un bagaglio a mano, Idefix. È il mercante che non ci vede bene. Galli, tutto è pronto. Potete imbarcarvi per il vostro primo viaggio gratis. Forza, Obelix. Arrivederci, amici miei. A presto. Badate a voi stessi e soprattutto al menhir. Ah, ogni volta mi si spezza il cuore a vederli andar via. Che Tutatis vi protegga, ragazzi miei. Andate a imbavagliare il bardo! I ragazzi hanno bisogno di buona fortuna! Fu così che i nostri eroi iniziarono il loro viaggio verso nord, grazie alle indicazioni di Panoramix. Navigarono lungo le coste di Ibernia, salutarono gentilmente due o tre galee romane che vennero ad incontrarli e continuarono il loro viaggio ancora più a nord, verso la lontana, lontanissima Thule. Bene, qui siamo sull'isola di Thule, Obelix. E fa un freddo cane, a dir poco. Soprattutto perché già l'idea del viaggio non ci riscaldava troppo. Cerchiamo qualcuno che ci possa dare informazioni. Vi aspetterò qui, Galli. Non mi piace lasciare la mia barca incustodita. Vuoi che vada a chiedere ai romani laggiù, quelli che attaccano la botte? Non vedo altra soluzione, Obelix. Anche se trovo strano il loro comportamento, persino per dei romani. Non ho abbastanza energia per questo. Ve ne pentirete per Giove! Sono troppo stanco. Ah!
Grazie, Galli. Mi chiamo Larsen e sono il capo del villaggio. Dici che tutti i loro capi indossano botti, Asterix? No, penso che la stia usando per proteggersi, Obelix. E sei tutto solo nel tuo villaggio, capo del villaggio? Da quando la nostra sacerdotessa è stata catturata, le offerte agli dèi sono cessate. I miei concittadini e io temiamo la rabbia di Thor e che il fulmine ci colpisca. Ecco perché ci nascondiamo. Io e il mio amico siamo venuti qui proprio per aiutare la tua sacerdotessa. Stiamo cercando un frammento di cristallo che custodiva. Sarà sicuramente nei dintorni del nostro villaggio nella valle, ma il problema è che ci sono dei romani sulla strada. Non vedo perché sia un problema. Ehi, Asterix, ho freddo. Non c'è dubbio, c'è del cinghiale qui intorno. Sono solo io o fa un po' freschetto? Sono solo io o fa un po' freschetto? Sono solo io o fa un po' freschetto? Questi ponti sono in costruzione, Asterix? Sembra di sì, Obelix. Sono troppo stanco per questo. Thank you.
Stai attento a non scivolare, Obelix. Sono troppo stanco per questo. Sei sicuro che ci sia gente che vive qui, Asterix?
Asterix è tuo! Non ho abbastanza energia per questo. A te, Obelix! Strano, Asterix. C'è il sole, ma non scalda. Asterix, è tuo! Il signor Asterix ha diritto alla pozione magica, lui! All'attacco! Non ho abbastanza energia per questo. Non ho abbastanza energia per questo. Che ne dici di picchiare dei romani, Asterix? Eh? Ci riscalderemo! Thank you.
Sono troppo stanco per questo. 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 Sono troppo stanco per questo.
Sono solo io o fa un freddo cane? Avrei dovuto portare un maglioncino. Non ho abbastanza energia per questo. Non ho abbastanza energia per questo. Sono troppo stanco per questo. Questo è il mio villaggio, Galli. Come troviamo il frammento, Asterix? Non ne ho idea, Obelix. Prima del rapimento, Frida passava molto tempo nella grotta del villaggio. Forse l'ha nascosto lì? Va bene. Andiamo a visitare questa grotta, Obelix.